e io sul set mi sento rivivere. Quando non giro, devo dire la verità, sono un pochino depresso, cioè non sono così creativo come sul set. Il set è la mia famiglia, è il mio nutrimento, quello che mi spinge ad agire e a dire delle cose. La prima sensazione dello spettacolo l'ho avuto quando mio padre rappresentava le sue opere alla Scala di Milano, perché io stavo in platea, poi mi spostavo dietro il palcoscenico e vedevo che la magia della poesia che si rappresentava sul palcoscenico era fatta di cartoni, di lampade, di corde, di scenari. E allora ho concepito l'idea che era meraviglioso usare degli artifici per creare qualcosa che incantasse il pubblico. L'esperienza della fotografia è alla base della formazione artistica di Lattuada, insieme al divertimento del cinefil e alla pratica della critica cinematografica. Nella costruzione delle immagini cerca di tenere sempre vivo il rapporto dell'uomo con le cose, affascinato dai segni che la fatica di vivere lascia negli oggetti che ci sono compagni. Nel 1941 pubblica la raccolta fotografica Occhio Quadrato. Non è un caso che il titolo sia suggerito da Mario Soldati, che in quegli anni diventa un punto di riferimento costante per la maturazione artistica e professionale di Lattuada. Parliamo di Soldati. Io ho scritto insieme a Soldati la sceneggiatura di Piccolo Mondo Antico e devo dire che mi ero offerto soltanto come dattilografo. Però mano a mano che procedeva il lavoro con Mario Soldati e Mario Bonfantini, io suggerivo alcune cose. Questo suggerimento a poco è entrato nella macchina della creazione, fino a che Mario Soldati mi ha detto: tu firmi la sceneggiatura. Allora ho detto: beh, io ti ringrazio, io voglio fare anche l'aiuto regista. Dice: e tu farai l'aiuto regista. Durante la lavorazione sono stati tanti gli episodi. Allora sono stato incaricato di fasciare le ginocchia della Valli, che doveva cadere e naturalmente offendere, non so, qualche parte del corpo. E allora io ero molto emozionato perché la Valli era un'attrice bellissima, bravissima e era una diva, insomma. Allora ho fasciato queste ginocchia con molta attenzione e la scena è andata bene. Allora era ancora una bottega il cinema, cioè c'era ancora il mistero della macchina. C'era ancora il panno nero che nascondeva alla luce l'occhio dell'operatore che stava in macchina per controllare. La pellicola passava allora attraverso il mascherino, cioè si doveva decifrare l'immagine attraverso la pellicola, il che equivaleva a un adattamento dell'occhio che prendeva un certo tempo. Allora Mario Soldati mi ha svelato tutti i segreti degli attacchi, dell'inquadratura, del montaggio. Mi ha fatto seguire il montaggio, mi ha fatto seguire la sincronizzazione, l'incisione delle musiche, il mixage. Dopodiché io ero pronto.